Oggi ci troviamo a Verona Mercato. Ecco, Verona Mercato i veronesi la conoscono molto bene, ma non sanno una cosa, che in questo momento congiunturale difficile è particolarmente importante. Per la pluralità di operatori economici che lavorano all'interno di questo centro agroalimentare, sia le vendite, sia gli acquisti, sia i servizi, sia di piccole, medie o grandi dimensioni, oggi con l'inserimento di iniziative rivolte al sociale come l'operazione Rebus Rete Solida, possiamo tranquillamente affermare che Verona Mercato è un grande modello di democrazia economica. Il progetto Rebus è un'evoluzione a livello Veneto, in particolare veronese, quello che era un progetto nazionale che si chiamava Last Minute Market, e consiste nel mettere a disposizione, attraverso una convenzione che abbiamo stipulato con l'ACLI, a mettere a disposizione di onlus o associazioni che dall'ACLI stessa vengono accreditate, quelli che sono i prodotti che ormai non sono più commerciabili, nel senso che non hanno più un mercato, ma che tuttavia non sono ancora diventati rifiuto nel senso vero e proprio, quindi da conferire all'AMIA per poi essere portati nei digestori o negli impianti di compostaggio. Attraverso questo progetto circa 350 tonnellate su 1000, che sono quelle che annualmente costituiscono lo scarto, quindi quello che non viene venduto da parte dei nostri operatori, viene data a queste associazioni, a queste categorie che hanno come riferimento delle, a loro volta, delle categorie di persone disagiate, che possono essere anziani, possono essere madri, possono essere tossicodipendenti, e quindi tutta questa merce viene donata dai nostri operatori e finisce nel sociale. È un progetto che ha una doppia valenza, perché è una valenza per noi sociale, nel senso che in questo modo contribuiamo a far avere a chi non ha i mezzi economici la possibilità di nutrirsi di frutta e verdura, ma per noi ha anche un ritorno economico, perché tutta questa merce che viene donata tramite le ACLI a queste associazioni ci consente di risparmiare una consistente cifra di TIA da parte dell'AMIA, quindi del Comune di Verona. Noi ci poniamo come intermediari di un processo donativo che avviene nel mercato da parecchio tempo, ma che abbiamo messo in regime con la collaborazione della dirigenza di Verona Mercato, con la collaborazione dei soggetti donatori e dei soggetti beneficiari, che sono certificati dalla nostra associazione e che accedono al mercato per avere la possibilità di ottenere i prodotti in donazione. Trasparenza, quindi. Innanzitutto le onlus fanno la richiesta a noi, al nostro ufficio progetti, noi testimoniamo che sono delle onlus, quindi certifichiamo, diamo una tessera che viene dalla Verona Mercato perché possono avere l'ingresso, si recano dai posteggianti che abbiamo selezionato, quindi sappiamo che hanno della merce da donare, e consegnano i documenti poi di trasporto. In questo modo noi possiamo incrociare i dati, elaborarli e verificare che agli ingressi corrispondano, per la trasparenza, i documenti che hanno ricevuto. Noi abbiamo, direi che riscontriamo sempre maggiore disponibilità. Probabilmente, vedendo la situazione com'è, credo che tutti abbiano una coscienza tale da aumentare di volta in volta le donazioni. Noi siamo particolarmente lieti, veramente felici di contribuire con questa iniziativa a venire incontro in questo delicatissimo momento che stiamo vivendo come paese alle esigenze delle fasce più deboli e più disagiate, e quindi la nostra è sicuramente un'iniziativa che viene dal cuore dei nostri operatori, dal cuore del nostro CDA, e quindi siamo veramente felici di poter continuare a portare avanti questo progetto con le ACLI. E anzi, approfittiamo di questo periodo per rivolgere a tutti i nostri concittadini, ai veronesi, a tutti coloro che ci ascoltano e che ci vedono, per porgere i nostri migliori auguri di un buon Natale e di un felice anno nuovo, sperando che l'anno nuovo possa dare a tutti un qualcosa di più e rendere più ricco e fecondo quella che è la nostra aspettativa di un risultato economico migliore per il Paese.